Il creatore di bolle del Tiger. Costa pochissimo, ma vediamo il perché non mi gusta. Abbiamo la spada invece, questa già che funziona perché la uso sempre. Ora c'è troppo vento, quindi riproviamo, la riprovo io o riprovi tu. Vai vai, prova prova. Tira su subito, no, devi tirarlo verso l'alto, così il liquido scende giù e riempie bene la spada. Ora puoi aprire. Ah, che bella. Sì, però devi sbrigarti a farla, sennò il... sennò solo la secca. Appena l'apri devi farla subito, devi aspettare. Proviamo a farlo una volta. Su. Vedi? Alcune bolle però certe volte esplodono. Allora vi faccio vedere come funziona questo. In pratica è una macchina a sparabolle, l'ho attaccata alla corrente e basta, alla corrente. Poi prendete il liquido per fare le bolle di sapone, potete usare anche questo che va bene per fare anche le gazzine, costa un paio d'euro, se no vendono i contenitori da 5, 10, 15 litri. Insomma, buttate tutto dentro, prego assistente. Fino a che non arriva a riempire la bacinella, sopra la bacinella se no strafonda ovviamente. Penso che per ora vada bene così. Oh, basta, basta, l'ho messo quasi tutto, insomma contiene un litro. Poi come si fa? Dietro c'è questo bellissimo tastino di accensione, tac, e lui va. Alto, così scendono dall'alto, rimangono tutti qua. Ok, tutto qua, semplice, corrente, facile, devi andare. Mentre se volete che le bolle vadano più in alto, lo mettete o sul ripiano alto oppure ci mettete sotto un vaso, qualcosa che lo rialza e lo fa diventare obliquo, così le bolle sparano verso l'alto. Ricordatevi sempre che se non decidete di mettere obliquo, di verificare che il liquido non vada all'interno, sennò piaffa. Ok, facciamo il bella bro. Ah no, non ho ripreso proprio. Diciamo perché.
po'. Allora, vediamo. Vai. All'occorrenza. Capite, un bastone lungo, prendetelo, lo fili qui dentro, prendi un po' di schiuma e poi soffi. Questo quanti ne fa? Ma se riempio questi d'acqua, esplodono, ci proviamo. Canna dell'acqua e mo la apriamo. Vai, apri assistente. Quando ti dico chiudilo, eh! Sì, vabbè, di gonfiare si gonfia, eh! Va bene così? Ok, si è riempito anche un po' d'aria. Ora vediamo di toglierlo. Allora, leviamo l'aria in eccesso. L'acqua e poi lo leghiamo. Allora, una volta gonfiato è diventato un biscione un po' duro, bolliccio, e non esplode, è bellissimo, eh. Oh, questo è più lungo, è decisamente più lungo, l'abbiamo gonfiato fino alla fine e uno sono un vermone. Adesso proviamo a metterceli intorno al collo per vedere se esplodono. Ecco, esplodi. No, proviamo a lanciarlo. Sì, però il tavolo è caldo, eh. Il tavolo è caldo al sole, ma ti esplode. Wow. Il mio sicuro non esplode perché ho lasciato tipo 4 di tipo mezzo pomoncino, non l'ho gonfiato. Il tuo invece esploderà. Esploderà addosso. Magari lo stiamo vicino alla corrente qua. Esplode tutto, oh, tipo MacGyver. Allora, esperimento numero uno. Esplodono. Che bel gavetto musicale. Che il salto alla corda, il salto con la corda del palloncino gonfio d'acqua. Lo salta uno. Volendo, questa è la nuova collezione estiva di sciarpe fresche. Vermoni freschi da attorcigliarsi intorno al collo. Oh, che bello fresco, ma esplode, lo sapete. Pensa però a metterseli intorno al collo, magari a bordo piscina, che sono belli freschi. Quando fa troppo caldo lo fa esplodere e pam, ti sconde tutta l'acqua sulla schiena, bella fresca. No, un'ottima idea. La fine dei vermoni. Secondo me esplodono subito perché sono caldi.